Esploriamo la zona a traffico limitato di Palermo per conoscere gli orari di funzionamento, le zone interessate e la mappa. La ZTL del capoluogo siciliano comprende gran parte del centro storico, inclusi i quattro quartieri storici della Calza, dell'Albergheria, del Monte di Pietà e della Loggia. I veicoli e i possessori di pass con uno status speciale sono gli unici autorizzati a transitare nella ZTL durante le ore di funzionamento. Dal 2020 la ZTL è diventata operativa anche di notte. La ZTL di Palermo si estende da Piazza Giulio Cesare a Via Cavour e da Porta Nuova fino a Porta Felice. Le strade intorno al perimetro della ZTL sono aperte ai pedoni, ma non ne fanno parte. È possibile entrare o uscire liberamente da alcune ZTL, tra cui quella che conduce all'ospedale dei bambini. La ZTL di Palermo è attiva tutto l'anno, dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 20. È attiva anche il venerdì dalle 8 a mezzanotte, il sabato da mezzanotte alle 6 e nuovamente dalle 23 a mezzanotte. La domenica è attiva da mezzanotte alle 6. Dal 1 maggio al 31 ottobre segue invece i seguenti orari. Dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8 a 20. Il venerdì nelle fasce orarie 8 a 24. Il sabato nelle fasce orarie mezzanotte 6 e 20, 24. La domenica nella fascia oraria mezzanotte 6. In pratica, la ZTL notturna, anziché iniziare alle ore 23, scatterà dalle ore 20. Possono entrare nella ZTL di Palermo senza pass tutti i veicoli delle forze dell'ordine, tutti i veicoli dell'AMAT Palermo per il trasporto di persone, veicoli a trazione animale o braccia. Le persone possono acquistare pass giornalieri, mensili, semestrali o annuali per accedere alla ZTL,